Oggi faremo i form con un po' più di calma, anche perché sicuramente vi sarete accorti che adesso, quello che mi hai detto prima, no? Che quando aggiungete qualcosa, usando l'esempio che abbiamo fatto l'altra volta, che lo rifaremo qui, si aggiungono delle cose all'indirizzo e poi crasha. Quindi questo perché ci manca ancora vedere cos'è oltre. Al posto di fare render, dobbiamo fare redirect. Ora ve lo spiego. Niente, questo è la prima ora. E poi, dopo la pausa, partiamo con i database. Già l'altra volta ci siamo accorti perché ci serve un database, perché così come facciamo finora, cosa capita ogni volta che viene lanciata l'applicazione? Si cancella tutto quello che abbiamo fatto. Quindi per fare persistere i dati per forza ci vuole un database e niente, oggi iniziamo a vedere come si fa dalla parte, diciamo, la teoria e poi settimana prossima facciamo sempre un esercizio su come fare con i database. Ok? Ottimo, quindi io apro direttamente questo esercizio qua, e ve l'avevo caricato, quindi se volete facciamo come sempre, scaricate l'ultimo e così facciamo insieme. Questa volta, diciamo, voi sapete già come si fa con i form, quindi mi aspetterei che una mano a fare questo, così lo facciamo tutti insieme, un po' meno pesante, ok? Niente, allora. In fondo riuscite a vedere bene? Ottimo. Ah, ok. E ora che siamo qui, niente, vi do questo consiglio. Guardate che qua, quando io apro il terminal all'interno di Visual Studio Code, a volte capita che il terminal di default in questo caso sarebbe questo qua. E quindi per dire che il terminal di default non è sempre quello più semplice, ma lui apre un terminal a caso. Diciamo, questo dipende da come è impostato il vostro Visual Studio. Un attimo. Anche in questo caso faccio una prova, perché non so perché mi sta aprendo questo. Ok, comunque sono riuscito a far lanciare l'applicazione su questo terminal che è Bash, ma che non dovrebbe essere quello. In teoria dovrebbe comparire lì il terminal integrated terminal qualcosa o command line prompt quando lo fate da Windows. Ok? Questo per dire che se a volte voi provate ad eseguire l'applicazione e non ce la fate o vi butta qualche errore strano,
controllate che quel terminal da cui state eseguendo l'applicazione sia qua, di solito dovrebbe comparire tipo command line prompt se lo fate su Windows, se lo fate su Windows, o integrated command terminal se lo fate su Mac, ok? E a volte capita anche che voi lanciate due terminal non ve ne accorgete, lanciate due terminal, quindi magari l'applicazione è già in esecuzione, quindi i cambiamenti che state facendo non vengono mostrati, ok? Quindi anche controllate che ci sia sempre un terminal in esecuzione, ok? Allora, eccolo qua, quello che avevate fatto fino a, non settimana scorsa, ma quella prima, quello che avevate fatto col professore De Russis, e io vi propongo oggi di creare una recensione, che secondo me sarà il forum più, diciamo, più evidente, più facile che possiamo sviluppare oggi, e niente, facendo così vediamo come, diciamo, come gestire i form, come mettere in pratica, come integrare quello che abbiamo fatto la settimana scorsa all'esercizio del corso. Dunque, qua c'è questo bottone per creare una nuova recensione, ma io direi che avrebbe più senso forse creare, anzi, è già fatto così, creare questa recensione all'interno dei piatti, no? Cioè, in questa pagina qua, all'interno di questa, mettere lì il form per creare la recensione associata a quel piatto, a quel cibo lì, ok? Anche perché, sicuramente non l'avete ancora visto, ma nel lab di questa settimana viene richiesto di fare praticamente la stessa cosa. All'interno di un singolo post, sotto il post, andare a mettere un for per creare i commenti associati a quel post. Quindi vediamo come si potrebbe fare. Allora, niente, ditemi voi cosa facciamo, eh? Cosa si fa per prima per creare il form? Dove viene creato il form per prima in questo caso? In single, che sarebbe la pagina che ci rappresenta un singolo, non dico piatto, ma un singolo ingrediente, giusto? Sì, piatto. Ok, com'è che si fa il form? Come facciamo il form? Con il tag form, e quali sono i due parametri che vengono messi sempre? Default. Action. Cosa sarebbe quest'action, in questo action? O cosa viene specificato in questo parametro? Viene specificata la URL che si prenderà cura di quei dati che stiamo sottomettendo all'interno del form. Ok? E in questo caso, così come abbiamo visto la scorsa settimana, noi stiamo creando una nuova recensione, giusto? Quindi sarebbe giusto dire qua che alla collezione, possiamo dire così, o al set di recensioni, a noi ci interessa crearne una nuova. Okay, che a questo set stiamo aggiungendo una nuova recensione. Ovviamente questo valore qui è un valore che potete scegliere voi, non è che dovete per forza inserire qualcosa di questo tipo, ma a livello concettuale quello che stiamo cercando di esprimere o di dire con questa convenzione sarà che stiamo all'interno di queste cose recensioni, o a questo sottoinsieme, o a questo set di recensioni, vogliamo aggiungere la possibilità di creare una nuova. Qual è la differenza se lo facessimo così? Che qua non si capisce di cosa stiamo parlando, no? Mentre qua invece sì. E poi cos'altro dovevamo specificare? Il metodo, giusto? Che in questo caso era post, perché altrimenti se noi non indichiamo questo valore, cosa rimane?
get, di default rimane get. Quindi, niente, qua dobbiamo aggiungere sia action che method. Bene. Poi, secondo voi, in questo caso, una recensione di questo tipo cosa potrebbe avere? Sicuramente il testo, cioè un input. E sarà obbligatorio questo campo? Sicuramente, no? Perché altrimenti che senso ha? O com'è che possiamo riuscire a fare una recensione se non c'è il testo? Quindi questo sarà required. E appunto. Cosa, oltre inserire l'input, che sarebbe proprio il campo di testo, cosa ci serve aggiungere? Il label, no? Perché è il label che ci indica cosa dobbiamo andare a inserire lì o cosa vogliamo noi che l'utente inserisca in quel campo lì. Allora qua mettiamo label. L'avevamo già detto la scorsa settimana, guardate che l'input si apre e non si chiude, giusto? Con il label è diverso, no? Perché si apre, si inserisce il valore o il testo che noi vogliamo far vedere e pertanto si chiude anche. In questo caso, boh, ok. E com'è che facciamo a linkare o a collegare questo label con l'input? Con? Allora, noi qua diciamo for. E di qua cosa mettiamo? ID. E niente, l'avevo detto anche la scorsa settimana che magari, io faccio così, giusto per capire, sì, per strutturare meglio, per capire di cosa sto parlando, di aggiungere questo prefisso all'ID dei componenti, no? E in questo caso sarebbe TXT per indicare che lì stiamo parlando di questo input di type text che riguarda la recensione o che ci rappresenta la recensione. E qua devo inserire lo stesso valore, far coincidere questo valore con... questo qui, ok? Bene, cosa ci manca qui? Ancora? Il name. A cosa ci serve il name? A riconoscere, no? A distinguere, diciamo, il valore, quando ci prendiamo il form, a distinguere che quel valore lì ci rappresenta, la recensione, per dire. Se non mette il name, non riusciamo a prenderci i dati dal form. Non abbiamo modo di dire... Sì, senza quel key, senza la chiave per andare a prendere il valore. Bene. Cos'altro possiamo inserire qua? Facciamo che si possa anche aggiungere un'immagine al commento e vediamo se ce lo facciamo caricare un'immagine. E facciamo la stessa cosa qui. Accensione.
Ok. In questo caso, per dire, queste due sono rimaste un po' uguali, ma diciamo non è richiesto, ma va bene lo stesso. Ok? La corrispondenza in questo caso deve essere tra il for e l'id, comunque se il name è uguale all'id, va bene lo stesso. No? Ok, vediamo. Quindi adesso c'è il nostro form, è brutto però perché non abbiamo ancora inserito, non abbiamo ancora aggiunto nessuna classe Bootstrap, quindi vediamo cosa possiamo prenderci da Bootstrap per formattare un po' meglio il form. Possiamo partire da questo qua, che è quello standard, fare copia e incolla e poi. In realtà possiamo fare copia e incolla di un singolo campo e applichiamo poi sull'altro. Cos'è che ci manca? Ok, ovviamente ci manca questa classe qui. Ok, che in realtà questo qua noi possiamo dire al posto di farlo come un input. Possiamo usare un text area, no? Perché più che una riga dovrebbero essere più righe dove l'utente può scrivere boh, tutto quello che vuole. Quindi dovrebbe essere un text area e possiamo dire che inizialmente avrà tre righe. Cos'è che ho sbagliato? Ah. Ok.
Ok. E niente, guardate che quando si usa questo text area bisogna chiuderlo. Questo funziona diversamente dall'input, quindi in questo caso per dire non mi funzionava perché non avevo chiuso quell'elemento lì e non renderizzava bene la pagina, ok? Ma poi chiudendolo, guardate che qua ce l'abbiamo il text area e questo text area ha 3 righe perché l'abbiamo inserito lì come una proprietà e dovrebbe essere obbligatorio. Poi cos'è che ci sta mancando per ultimo? La cosa più importante? Il bottone per sottomettere, giusto? Com'è che si fa quel bottone lì? Lo facciamo con... Basta? O com'è che facciamo per dire che quel bottone lì è quello che sottomette i dati che sono inseriti all'interno del form? Con type, giusto? E ci sono due tipi di type, no? Questo, quello che ci serve in questo caso per sottomettere il form, ovviamente sarà submit, ok? Avevamo detto che c'è un altro. A cosa ci serviva quel reset? Per svuotare i campi. E poi è brutto questo bottone qui. Ok, eccoci qua. Quindi c'è il nostro form che si prende due dati, il primo è obbligatorio, required, nel secondo non abbiamo messo required, quindi è opzionale quello di caricare l'immagine, e ce l'abbiamo il reset per cancellare i dati che sono all'interno del form e ce l'abbiamo l'invia per sottomettere i dati. Ok, tutto molto semplice, lo sapevamo già l'altra volta come farlo. Ci siamo. Abbiamo fatto la parte del front-end, ok? Quindi per ora possiamo chiudere questo single HTML. Cosa facciamo? Dove andiamo? Cos'è che dobbiamo fare? Creare l'endpoint che diciamo che prende la richiesta del form e che farà qualcosa. In questo caso, cos'è che dobbiamo venire a fare qui? Creare una route che in questo caso, che qua dovrà essere quale? Quella che avevamo recensioni new. Perché questa qua? Perché era quella che avevamo specificato nel form, no? Che quando il form viene sottomesso, allora a questo indirizzo qua viene inviata la richiesta, che okay? Questo indirizzo qua si occupa della nostra richiesta, sa cosa fare con la nostra richiesta. Poi andiamo a creare una funzione che in questo caso potrebbe essere, boh, add recensione, ci arriva. Ci serve questo ID? No, no, perché i dati ce li prendiamo dal form. Ok.
Bene. Cos'è che dobbiamo fare per prima? Appunto, prendere i dati che ci sono arrivati dal foro. Ah, no, poi cosa ci manca ancora qui? Specificare che il metodo qua di questa funzione in questo indirizzo, il metodo che usiamo sarà post. Perché? Perché il form usa post per sottomettere i dati, quindi anche questo dobbiamo dire che si aspetta una richiesta HTTP di tipo post. Questo qui, aspettate un attimo. Bene. Perché questo request non funziona ancora? Perché dobbiamo importarlo qui, no? Request. E ve lo ricordate perché avevamo messo questo toDict? A cosa ci serviva? Sì, perché altrimenti se non c'è questo toDict non possiamo andare a modificare quel dizionario che ci arriva lì. Allora noi ci prendiamo il request e quando facciamo form, quello ci butta un dizionario, ma è un dizionario che non si può modificare. Se no, se poi, come vedremo più avanti, a noi ci interessa andare ad aggiungere diciamo, modificare quel dizionario lì prima di aggiungerlo, diciamo, al nostro array, non possiamo farlo perché quel dizionario lì non sarebbe ancora modificabile. Quindi per questo che facciamo il toDict, che ci fa diventare un dizionario sì, che non si può modificare in un dizionario, che si può modificare. Ok. E questo, boh, l'avevamo già fatto, lo faccio velocissimo. Ok, no, prima, qual è il ragionamento che usiamo qua? Perché noi dobbiamo fare due tipi di verifiche, giusto? Quelle che facciamo al front-end e quelle che facciamo qui al back-end. Quindi, di là, noi per dire facciamo una verifica per capire che i dati non siano vuoti, che prima di sottomettere il form ci siano i dati. E facciamo un'altra verifica per vedere che i dati che stiamo per mandare siano consistenti con quelli che ci stiamo aspettando, no? Che se ci stiamo aspettando un numero non ci sia il testo, o che se ci stiamo aspettando, boh, non lo so, che non sia vuoto, che il valore abbia il formato giusto, la formattazione giusta e tutto quanto. E poi da questa parte facciamo un'ulteriore verifica. Avevamo detto l'altra volta che questa verifica è importante perché magari qualcuno ci fa una richiesta al nostro server, al nostro backend, non tramite il nostro frontend, ma tramite, boh, una richiesta HTTP. E quindi se noi non andiamo a fare anche queste verifiche dalla parte backend, ci prendiamo tutti i dati e diciamo, sì, non verifichiamo che la richiesta che ci stanno facendo sia consistente, se non viene fatta dal nostro frontend. Quindi anche qua, com'è che si chiama il campo dall'altra parte? Andremo a vedere che non sia vuoto il campo. Per ora facciamo così, che non sia vuoto e basta. Quindi noi avevamo detto che questo valore si chiamava recensione e quindi noi diciamo qua. Se nel nostro dizionario che ci rappresenta la richiesta fatta tramite il form, il campo recensione è vuoto,
Ok, quindi se è vuoto, allora per ora facciamo vedere un messaggio lì nella console e niente, rimandiamo l'utente o facciamo render dell'index, ok? E poi c'è l'immagine, giusto? Com'è che facciamo a prenderci l'immagine? C'era. Al request che ci rappresenta quello che ci è stato mandato, andiamo a chiedere il file. Giusto? Andiamo a chiedere i files perché potrebbero esserci tanti file associati alla stessa richiesta. Quindi è un array, una lista con i files che sono associati alla richiesta che è stata sottomessa tramite il form. Ok, quindi ci sono i files e il nostro com'è che si chiama? Boh, quello che abbiamo definito noi qua sarà. Ok. Qua cosa abbiamo fatto con questo foto.save? Diciamo col foto.request stiamo prendendo il file che ci è stato sottomesso all'interno del nostro form e che noi sappiamo, o a cui noi abbiamo dato l'ID img recensione, giusto? Poi quando noi facciamo foto.save cosa stiamo facendo? Salvandolo. E lui dove lo salva? Nella nostra cartella. E quindi pensate come che lo salva nel nostro server, capito? E lo salva all'interno di questa cartella static. E qual è il nome che usiamo per quel file? Boh, il nome che aveva, il nome, boh, con cui è stato sottomesso, no? Guardate che facciamo photo file name, quindi vuol dire che non cambiamo il nome, ma usiamo lo stesso nome lì. E volendo, potremmo cambiare questo nome e inserire un nome nostro, che avrebbe senso. Se pensiamo che poi questa applicazione web possono usarla in molti utenti contemporaneamente, no? Quindi se molti utenti caricano una foto, noi non possiamo salvare due foto con lo stesso nome, altrimenti crasha l'applicazione, no? Quindi per dare un nome diverso ad ogni file, avevamo detto l'altra volta che si poteva usare per dire un timestamp, e così si possono distinguere, il timestamp sono i millisecondi, al momento di salvare la foto, no? Quindi è impossibile che ci siano due foto salvate proprio allo stesso millisecondo. Quindi quella lì potrebbe essere un'alternativa per dare un nome in modo di garantire che non vengano salvati i due file con lo stesso nome all'interno della stessa cartella. Ok, quindi qua abbiamo salvato il file, ma. E non dimenticare che alla fine noi stiamo cercando di salvare questa, diciamo, tutti questi dati della recensione all'interno della nostra persistenza. Cosa sarebbe la nostra persistenza in questo file? La nostra persistenza sarà un qualcosa di questo tipo, come questo menu, solo che sarà un array delle recensioni, giusto? Quindi abbiamo salvato il file, ma non è la stessa cosa salvare il file a salvare tutti i dati del form. Quindi per semplicità facciamo qua un recensioni. Oh, facciamolo vuoto, eh. Salvato come. In che senso? E qua, intendi? No, perché qua. Sì.
Sì. Sì, ha ragione. Mandiamo l'index, no? Lo dovremmo mandare anche il menu, dato che è sopra come variabile. Cioè, perché non sopra. No, ora vediamo perché in realtà questo render non ci servirà più. Perché il render, allora c'è un problema con il render, perché il render lascia lì lo stesso indirizzo e, appunto, come detto dal nome, renderizza la pagina lì. Ma questo potrebbe causare una inconsistenza, no? Perché rimane lo stesso indirizzo, ma diciamo sotto potrebbe renderizzare un altro contenuto. Quindi non ci serve più questo render, ci serve un redirect. Che il redirect quello che fa è andare proprio a quell'altro indirizzo, che sarà quello che useremo adesso. Un attimo, vi faccio vedere. Qua cosa abbiamo fatto? La nostra recensione, che è quella richiesta che ci è arrivata tramite il form, abbiamo aggiunto un campo che sarebbe questo ID. Abbiamo detto che questo ID sarà uguale, boh, diciamo un auto increment fatto così manualmente. E poi a questo abbiamo aggiunto anche un altro campo che non aveva prima, che è questo URL foto, giusto? Che sarà foto.filename. E poi oltre questi due campi, che altro campo avrà questa recensione? Questo, no? Recensione, che è il testo che noi abbiamo già specificato nel form, no? Quindi di sé recensione ha già un campo che è questo recensione che corrisponde al testo inserito dall'utente. E noi aggiungiamo altri due campi. Perché aggiungiamo questi altri due campi? Perché nella nostra persistenza ci interessa dare un ID ad ogni recensione e ci interessa dare la URL o il path dove abbiamo salvato il file. Ok? In modo di poi poter dire recensioni. Ok, fatto così funziona o ci manca qualcosa? Ve lo ricordate che c'è un qualcosa che bisogna aggiungere quando si gestiscono i file? Che l'altra volta, appunto, allora, quando all'interno di un for viene caricato un file o verrà gestito un file, bisogna aggiungere oltre questi due parametri enctype. No, per indicare che all'interno di quel form verranno caricati file. E si fa col secondo, mi sembra. Quindi non dimenticare questo. Quando all'interno del form viene caricato un file, dobbiamo anche specificare questo parametro con questo valore di default. O con questo valore, non di default, ma con questo valore standard. Ok? Ok, e poi facciamo qui un.
Allora, se io provo a sottomettere questo, non me lo permette perché mi chiede di completare questo campo. Noi non abbiamo definito una lunghezza minima e massima, ma va bene. Quindi facciamo un test. Qua potrei, in teoria potrei sottometterlo, no? Nel senso che non è required neanche il file. Ah, ma questo perché ha fatto first? No, perché appunto. Allora, facciamo. Non so perché. Se è successo adesso. Ah.
Ok. Quindi faccio solo una prova con questo qua. Ok, sì, funziona. No, funziona nel senso che appunto non funzionava perché prima mi ero dimenticato di mettere questo slash qui e quindi lui aggiungeva l'indirizzo che aveva prima, recensioni new. E quindi first 1 recensioni new non faceva senso perché non c'è nessuna URL, non c'era niente lì. Quindi aggiungendo questo, lui boh, va proprio a quella pagina lì che è in grado di gestire la nostra richiesta. Prima perché non funzionava quando c'erano queste due cose, perché noi abbiamo lasciato quel campo come non required, non è obbligatorio. E comunque qua stiamo dicendo passami l'immagine. E poi se non c'è quell'immagine, pensate che nella nostra richiesta non ci sarà nessun IMG recensione se non carichiamo l'immagine. Quindi cosa facciamo in questo caso? Io proverei a fare un if. Scusi, per controllare non converrebbe mettere in foto, fare prima il foto.request e poi fare semplicemente il foto, che se trova un file davanti altrimenti. Sì, possiamo fare. Ah, perché tu diresti fare request.files. Ma poi sopra. Dici così? Ah, ok, sì, come sintassi va bene anche fare così. Solo che poi foto, ma non lo so perché poi foto sarebbe, facciamo if foto e anche questo verrebbe messo qua, no? Test. Ok, e poi questo errore qui perché ci sta capitando. Questo qua, vedete questa riga qui? Perché? Perché non c'è nessun elemento all'interno della lista. E noi stiamo dicendo prenditi l'ultimo elemento, prenditi l'ID dell'ultimo elemento, aggiungi uno e poi da quell'ID a quello che stiamo per aggiungere, che è un modo molto manuale di fare questa cosa, no? Sarà l'unica volta che lo facciamo così, mentre lo facciamo con Flask e lo facciamo tutto a mano. Ma poi quando lo faremo col database, che lo vedremo più avanti, è completamente diverso. Perché? Perché nel database l'ID lo gestisce in autonomia il database. Ok? Quindi per risolvere questo errore qui, niente, proviamo a creare uno e cos'altro c'era? Recensione. Facciamo ID 0, recensione. Ok, facciamo lì che il primo dizionario non ha ancora un'immagine, ma è solo un dizionario con l'ID e con la recensione, ok? E vediamo se funziona.
Come sappiamo se funziona? Fin quello che abbiamo adesso, dobbiamo per forza controllare qua nel terminale. Che è questo qui, e guardate che qua siamo riusciti a creare questa recensione, no? Che ce l'ha l'ID 1, perché abbiamo preso l'ultimo ID, l'incrementa in 1, e poi aggiunge il testo, che nel mio caso era test, e non abbiamo aggiunto nessuna immagine, ok? Poi proviamo a farlo aggiungendo un'immagine. Aggiungendo un file. E ve lo ricordate che c'è anche un modo per specificare il tipo di file che si può aggiungere o che si può caricare all'interno di un form? Noi comunque qua l'abbiamo lasciato aperto, quindi potrei caricare questo delle slide, per dire, e faccio invia e ovviamente non funziona. Perché? No, secondo me in quello lì controllo, ma no. A te funziona con quello lì? L'ho fatto il controllo sul foto.filename. If foto.filename. E funziona così? Sì, hai ragione nel senso di ci vuole ancora, ci vuole lo slash. Quindi invece no. Is a directory static? Sì. Con quale string hai messo? In che senso qua? Hai fatto così? Parentesi graph e poi. Ah. E poi hai tolto questo. Vediamo, eh. Perché c'è una? Come avevamo detto, cioè prima avevamo definito save static virgola punto file name, ma sarebbe static più punto. Ah, ok. Boh, vediamo.
Sì, forse può essere quello. Vediamo se funziona questo, altrimenti proviamo quell'altro. Andata. Sì, e poi. Così dici. Ah, ok, perché sì, perché hai deciso al posto di farla con due parametri di concatenare questi due parametri e sì. Ah, ok, sì. Sì, comunque anche così deve funzionare. Sì, ho sbagliato io che pensavo che fossero due parametri, invece una concatenazione dei valori. E, nuovo commento. E poi. E quindi guardate che funziona, nel senso che qua nel terminal c'è appunto questa nuova recensione che ha un file, che ha associato un file a questo key, a questa chiave URL foto, che sarà il file che ho appena caricato all'ID 1, quindi vuol dire che è stato incrementato e basta, ce l'ha salvato lì. Ok? Bene, diciamo questo, sapevamo più o meno già come farlo la scorsa volta, eravamo riusciti a fare un esempio con questo, ma poi, come mi hai detto prima, c'è un problema con il render template, vero? Perché cosa fa questa funzione render template? Nella stessa URL su cui siamo in quel momento, renderizza un altro sito. Che questo, sicuramente, ve ne sarete accorti durante il lab, se lo fate, per dire, nel nostro lab, ogni volta che veniva aggiunta una nuova recensione, aggiungeva alla URL il new recensione e niente, ad un certo punto crollava perché quella URL non esisteva più. Quindi non dobbiamo più usare questo render template, ma dobbiamo usare una funzione che si chiama redirect. E, a differenza del render template, il redirect ci manda proprio alla pagina che noi specifichiamo qua e aggiorna la URL, no? Quindi guardate. Redirect. Poi com'è che funziona questo redirect che ho messo qui? Io metto redirect e poi dico mandami alla URL associata a questa funzione qua, alla funzione index. Dov'è definita questa funzione o di cosa gli sto parlando quando gli dico index? Gli sto parlando di questa funzione qua che si chiama index. Ok? Quindi guardate che a differenza del render template in cui viene inserito un file HTML come parametro, qua viene inserita la funzione a cui vogliamo rindirizzare il sito. Quindi qua vogliamo essere rindirizzati la URL associata a questa funzione index, che lo sappiamo sarà la URL, diciamo, il root del nostro sito in questo caso. Ok, e poi all'interno di questa funzione, allora viene invocata questa funzione, cosa succede lì? Viene renderizzato index.html. Ma a quel punto lo sappiamo che ha senso che venga renderizzato questo index.html perché siamo
nell'indirizzo giusto, siamo sotto la URL giusta. Si capisce questa cosa? Qual è la differenza tra render e redirect? Ok. E possiamo fare la stessa cosa anche qui, alla fine, no? Perché se tutto va bene, io vorrei che lui renderi... Un attimo, vi faccio l'esempio prima di sistemarlo. E torniamo, facciamo tutto da capo, nel senso che noi veniamo qua, avremo per dire questo piatto qui, e buono, e poi guardate che finora siamo qua in questo indirizzo, e un attimo. Va bene, volevo fare zoom, ma questo indirizzo sarebbe localhost first 1. Lì siamo a posto, perché siamo all'interno di quel... Quando andiamo qua, l'indirizzo sarà first 1, che siamo a posto perché appunto è l'indirizzo in cui viene renderizzata questa pagina che ci rappresenta il primo piatto, o quel cibo che c'è lì, ok? Quindi lì siamo a posto. Poi andiamo a creare il... Nuovo commento, buono. Ok, no, facciamolo senza file. E poi invia. Guardate che qua la pagina, la nostra pagina, cosa ci sta mostrando, cosa ha renderizzato? L'index. Ma guardate che la URL qua cosa ha? Recensioni new. Quindi lì c'è una inconsistenza, no? Perché ci sta facendo vedere l'index, ma la URL non si è aggiornata, non ci siamo spostati, non ci siamo reindirizzati verso la pagina giusta. Qual è la pagina giusta? L'index. E qual è la URL dell'index? Boh, il root, la slash è vuoto, ok? Quindi per sistemare questa inconsistenza, al posto di dire... renderizzami all'interno di questa URL recensioni new l'index, gli diciamo no, mandami, reindirizzami al index, mandami all'index, capito? Andiamo dall'index, che questo si fa tramite redirect URL for index. E se facciamo così non funziona, perché dobbiamo ancora importare qua redirect e URL, com'è? URL for. Ok, quindi guardate com'era prima. Lui ci ha renderizzato l'index, ma ci faceva sulla URL ci faceva vedere recensioni new. E adesso... E ovviamente se io aggiorno il sito, cosa succede? Crasha, perché non c'è definita una URL di tipo get con quell'indirizzo lì, recensioni new. Quindi adesso che abbiamo fatto con redirect, abbiamo salvato, dovrebbe capitarci che appunto qua siamo su first 1, poi qua faccio nuovo... Sì. E qua dove? Sì, questo qua non può essere, sì, ovviamente una stringa. Ok, quindi quando facciamo così cosa succede?
praticamente vediamo la stessa cosa. Qual è la differenza? Che guardate che qua siamo all'indirizzo giusto. Siamo su sotto localhost 5000. Non siamo sotto recensioni new, quindi siamo all'indirizzo giusto. Siamo stati reindirizzati alla posizione giusta, per dire così. Ok? Quindi quello che non andava durante il lab, questo perché non sapevate ancora come fare col redirect, col redirect. Ok, facciamo un'ultima cosa. Vediamo se funziona. Ok, e ok, cos'è che ho fatto qui? Prima il nostro index si prendeva come parametro per renderizzare quell'index solo il menu, cioè i piatti. Adesso gli ho mandato anche come parametro le recensioni in modo che lui possa renderizzare le recensioni, cioè presentare le recensioni all'interno della pagina. Quindi per ora la nostra recensione 0, che è questa che è stata aggiunta qui. Appunto, vedete quando aggiungo un'altra, cosa fa? Ci reindirizza, lui renderizza di nuovo il sito e aggiunge fa vedere quella che abbiamo appena aggiunto. Ok? Quindi diciamo che lì funziona. Poi come facciamo con l'immagine? Noi possiamo aggiungere lì un elemento per far vedere l'immagine. Dobbiamo però fare attenzione, no? Perché se c'è l'immagine, allora la facciamo vedere, altrimenti niente, rimane vuoto quello spazio lì o non viene aggiunto proprio quell'elemento. Capito? L'unica cosa a cui bisogna fare attenzione. Cos'altro volevo dirvi sui form? Niente.
Quindi finora tutto chiaro? Si capisce? Soprattutto si capisce perché abbiamo usato questo redirect al posto di render e perché quel redirect ci sistema tutto? Ottimo. E poi? Niente, avete capito come abbiamo fatto a far vedere questi, diciamo, l'elenco qui? In modo che ogni volta che viene aggiunta qualcosa viene aggiornato il sito e ci fa vedere tutto. Certo. Noi con render template potremmo anche mettere dei parametri. Con redirect si può pure? Sì, ma sì, bisogna però capire se ci serve aggiungere i parametri, no? Perché guarda che qua quando noi facciamo index non ha bisogno di parametri, diciamo, in questo punto, perché lui da solo sa come renderizzarsi e sa anche quali parametri andare a mandare all'HTML. Non mi viene in mente un esempio in cui ci sia bisogno di mandare dei parametri facendo redirect, no? Perché noi facciamo tipo redirect, vado da te e tu sai come gestirti, no? Sai cosa fare quando sono proprio lì sotto quell'indirizzo e sai come gestire i tuoi componenti quando sono lì. Sì. No, forse qua per dire potrebbe avere, diciamo, non saprei concettualmente quando ci interesserebbe di fare quello, ma per dire con questo first plate, no? Io vorrei tornare, sì, proprio su quel piatto lì, e quindi sì, qua. Potrei fare index e inserire, sì, l'ID, in qualche modo. No, non è molto comune, diciamo, fare così. No, volendo, sì. Sì, sì, non mi viene in mente un esempio di quando sì, potrei usare quello, ma ci sta. Ok, bene. Quindi, se volete, facciamo una pausa. 15 minuti. E poi vediamo la seconda parte che, come vi dicevo prima, è un po' più teorica sui database. E basta. Ok.